Stiamo uscendo da Casa Milan, Davide. Andiamo a Milanello. Grazie per il passaggio, ovviamente. Perché non c'è di che. Abbiamo una pista speciale oggi. E questa è Milano, no? È la città che ti ha adottato, che ti ha scelto e che tu hai scelto. Che rapporto hai con questa città? Beh, io ho un bel rapporto, sicuramente. Mi piace molto la città. Io sì, sono originario di Brescia, ma sono stato acquistato da Milano. È una città che offre tanto, no? Assolutamente sì, è una città, cioè, non solo al calciatore, anche all'uomo comune, no? Perché voi magari fate una vita diversa dagli altri, un po' più riservata, però Milano ti offre tantissimo. È assolutamente bellissima, perché comunque, come hai detto te, a parte i servizi, che è una metropoli, è grandissima, è gestita veramente bene, ma comunque rimane piccolina, quindi è anche comoda da viverci, cioè per attraversarla non ci metti tanto. Certo. E la gente è sempre aperta, è abituata ad avere tanti turisti, quindi ad essere gentile, a coccolarti. Ecco. Sì, quindi certo. È una città in cui si vive molto molto bene. E a proposito di strade, no? Che hai percorso nella tua vita, questa è una BMW iX, Davide. Sì. È una macchina completamente elettrica. Tu conosci questo tipo di tecnologie perché hai già guidato macchine di questo genere. La prima domanda che ti faccio è: come la trovi? Come si guida? No, si guida molto bene. Adesso comunque sembra che il futuro stia andando in questa direzione. Sì. Io ho già provato anche altre macchine di questo genere e sicuramente sono macchine bellissime, comunque anche come interni sono molto molto moderne, stanno al passo d'oggi, sembrano quasi addirittura venire dal futuro all'interno, certo. Quindi bisogna ancora, anzi noi umani dobbiamo ancora abituarci probabilmente a questa tecnologia. Scusami Davide, allora colgo l'assist, perché chiaramente una macchina totalmente elettrica è a impatto ambientale praticamente zero, no? E io so che per te il tema ambiente è legato a tutti gli sviluppi e le dinamiche, insomma, di questi ultimi anni, è un tema molto importante, delicato. Assolutamente sì, sono uno che ci tiene, che comunque le piccole cose che ci chiedono, che possono aiutare appunto l'ambiente a inquinare meno, sicuramente lo si fa. Sì. Credo che appunto questa tecnologia probabilmente, se la stanno spingendo così tanto, qualcosa di buono in quella direzione. Assolutamente sì, mi auguro che in futuro ci possa dare tante soddisfazioni. Ecco, che cosa fai tu nel quotidiano, insomma, per rispettare l'ambiente? Mi incuriosisce molto questo aspetto di te. Per assurdo, anche già la raccolta differenziata penso sia molto importante. Credo che i primi tempi nel mio paesello, sì, in provincia di Brescia, era sì, molto, era una delle cose forse che andava molto molto bene. Però, cioè, i tuoi concittadini erano attenti alla raccolta differenziata. Molto, molto attenti, quindi questa cosa l'ho sempre vista come sei normalità. Sei cresciuta con questa educazione. Una normalità, esatto. Appena ho iniziato a comunque vivere o comunque vedere anche altre città, altri paesi, ho notato che questa cosa mancava, che è una piccolissima cosa, perché comunque si tratta di davvero di separare degli oggetti, sì, che non ci cambia, certo, molto buttarli qui e buttarli di là, ed invece sembra che si stia capendo adesso anche solo questa piccola cosa. Ma si parla un po' di tutto, comunque anche spegnere l'acqua in doccia quando, sì, certo, penso che lasciarla sempre scendere, stessa roba ai bambini con dei dentifricio, con uno spazzino del dentifricio, sì, sì, la sì, si lascia sempre aperto. Sono piccoli dettagli che comunque nel quotidiano magari non ci pensi neanche, che però se lo facciamo tutti, siamo parecchie persone su questa terra, sono importanti. Ecco. Mi incuriosisce, per esempio, tu a Milanello rompi un po' le scatole ai tuoi colleghi di squadra, no? Cioè provi a insegnare loro un'educazione ambientale? No, devo dire che a Milanello siamo tutti molto educati su questa cosa.
che sia sulla raccolta, sulle docce, eccetera. Si cerca ovviamente di sprecare il meno possibile, essendo un centro sportivo comunque di fatto regole, nei centri di lavoro probabilmente si consuma di più, che sia elettricità eccetera, che bisogna sempre lasciare acceso tutto, perché se qualcuno ha una cosa da fare all'ultimo secondo deve essere già tutto pronto, quindi è più difficile da applicare. Penso sia una cosa che bisognerebbe applicare molto di più nelle proprie case. Ok, quindi insomma il contributo di tutti secondo te può essere la strada giusta per andare verso un futuro un po' più verde? Io sono sicuro che bisognerebbe insegnare nelle scuole queste cose. Okay. Credo che si sottovaluti un po' questa, appunto, non la chiamo materia, ma comunque questa vorresti cosa. Che lo fosse, insomma. Vorrei che lo fosse, okay. Assolutamente sì, perché credo sia molto molto importante, forse più di altre cose, quindi sì. Mi auguro che in futuro ci possa essere questa cosa ancora di più. Tu non sei ancora padre, un giorno ti auguro lo sarai, insomma. Io penso che tu ai tuoi figli trasmetterai tutti questi concetti, no? Sì, assolutamente sì, comunque come ho detto prima, per me è veramente importante. Mi auguro che non sarò solo io, mi auguro che passi del tempo a scuola fin da piccolo a capire, come se fosse la normalità questa cosa, che non deve essere una cosa nuova per lui, deve essere una cosa con cui cresce, che fa parte della normalità. È tutta questione di far entrare nella testa delle persone, in questo caso dei bambini meglio ancora, determinati concetti, che sia questo, che sia del razzismo, che sia di altri punti molto delicati e che al giorno d'oggi purtroppo facciamo ancora fatica a capire. Sono tutti valori, Davide, che il Milan professa, no? Sai benissimo, uno dei nostri slogan è Respect. Insomma, l'inclusione, la tolleranza delle diversità sono tutte tematiche che penso ti tocchino anche da vicino. Tutta questione di crescerci con determinati concetti giusti. Io sono al Milan da 15 anni, quindi ho iniziato a capire queste cose già da piccolo, ero bambino, e detto sinceramente penso sia assolutamente fondamentale. Purtroppo qualcuno non ha questa possibilità, purtroppo qualcuno fa fatica, probabilmente neanche per colpa sua, quindi credo che sia una cosa fondamentale. Ecco, io apprezzo molto il Milan, apprezzo molto comunque il calcio in generale, si sta muovendo da questo punto di vista. Si capisce che vorrebbe fare ancora di più su questo punto, perché purtroppo è quasi all'ordine del giorno che succedono cose che io reputo assurde. Sì. E che quindi credo che noi che abbiamo questo potere di influenzare anche le persone sia importante, ecco, dare determinati messaggi. Chiaramente questa non è una chiacchierata di calcio, Davide, ma un po' dobbiamo parlarne. Adesso hai 25 anni, sei al Milan da 15. Lascia perdere il discorso, diciamo, del calciatore puro. A che punto sei, secondo te, del tuo percorso al Milan? Mi reputo probabilmente nel pieno del percorso. Comunque è un'età ormai che nella mia testa, ma nella testa di tutti i calciatori, sei arrivato in un momento in cui i prossimi anni saranno quelli probabilmente più importanti, più decisivi, più nel pieno della carriera, anche se io credo che sia comunque abbastanza personale la cosa, sì, certo. Qualcuno magari può uscire anche a 30 anni o qualcosa, però comunque si vede così dai 25 ai 30, sei comunque ti vedi come uomo formato, come professionista già da parecchi anni, quindi hai già esperienze. Penso siano anni importanti questi in divenire, quindi ho alte ambizioni, aspettative sia per me sia per il Milan, che si merita di tornare ai livelli a cui siamo stati abituati. Beh, certo, e lo sta facendo, insomma. Il percorso, la strada che avete intrapreso
è quella giusta. La tua passione, ho letto in varie interviste che tu hai fatto per il Milan, nasce da quello che ti ha trasmesso la tua famiglia. Tu hai sempre dichiarato, sono tutti milanisti tranne tua madre, perché tua madre tifa. Allora, adesso, diciamo che in famiglia siamo sempre stati tutti milanisti, tranne mia mamma che non gli è mai interessato più di tanto il calcio. Ah, ok, non è, così. Non è un'appassionata. Il mio zio era simpatizzante juventino, fratello di mia mamma, e quindi probabilmente mi immagino che anche lei, se dovesse scegliere, magari andrebbe verso la Juve. Ok, ma tutti gli altri milanisti, ma adesso non più assolutamente. Ma quando, adesso rossonera nell'anima, quando fu il suo piccolo bambino è venuto al Milan e ha iniziato assolutamente a tifare Milan. Diciamo che c'è chi non interessa il calcio e c'è chi invece è milanista. L'unico è mio zio. Ti ricordi la prima volta essere andato a San Siro a vedere? Allora, credo una partita di Milan. Essere quasi sicuro che sia stato Milan-Lille in Champions di base. Ci sono andato poco, anche perché comunque giocavo in Strugiovine, quindi c'erano già da piccolo, insomma, il calcio era la tua vita. Esatto, quindi però ho questo ricordo, ero in curva, ero nel settore verde, era quello che costava meno, non aveva a disposizione tanto e questo è un valore aggiunto per la persona che sei adesso, assolutamente sì. E andavi lì e ti quindi andavo lì, mi ricordo che ero con i miei amici, quindi sì, ti fa a Milan, che dietro di noi c'erano i tifosi del Lille e noi facevamo già i gradati. Però, scusami, anche se eri, diciamo, ancora un ragazzino, sognavi già un giorno di entrarci da calciatore in quello stadio? Probabilmente non ci pensavo neanche, a quei tempi ero veramente piccolo, avevo meno di 10 anni o comunque 10-11 anni, ci pensi perché ti piace, ma non pensi giocherò, sarà la mia vita, sarà il mio lavoro. Ho iniziato a pensare a questo ai 15-16 anni, diciamo. All'inizio volevo solo giocare a tutti i costi e basta. A te, più che andare a vedere le partite di calcio, piaceva giocare con gli amici a calcio, nei campetti, negli oratori, nelle scuole calcio, eccetera, eccetera. Ho la sensazione che tu amassi più quel senso di libertà che ti trasmette il giocare al calcio. Mi spieghi un po' questo concetto? Che assolutamente è così. Io ho sempre amato, quel senso di libertà che mi dava a giocare a calcio, il genitore per lasciarti, sei libero, fai quello che vuoi, andavi a giocare a calcio. Sì, no? Certo. Quindi esatto, forse era quel senso di poter fare la cosa che mi piaceva di più al mondo con i miei amici d'infanzia, quindi non mi sono mai legato a personaggi, a cose, eccetera. Era proprio quella voglia di fare una cosa che piaceva a me, che piaceva passare del tempo con i miei amici a giocare a calcio, che era già la nostra vita. E all'epoca eri più mediano che terzino, eri medianaccio di quelli che insomma in campo si fa rispettare. Io sono andato, in verità neanche tanto, ero abbastanza uno di intelligenza già. Vabbè, giocavamo a 7 ai tempi, quindi sì, certo. E c'erano meno ruoli. Io facevo centrocampista, probabilmente unico in quel momento, era 7, non mi ricordo neanche com'era la formazione. Però centrocampista, sono approdato al Milan come centrocampista, come mediano appunto. Sì. Pian piano avevo fatto anche la mezzala in un centrocampo 3 che si giocava a 3 nel settore giovanile. Sì, certo. E per poi verso gli allievi, soprattutto con Inzaghi, mi ha messo fisso, probabilmente anche per questioni di giocatori, che mancava un terzino sinistro. Io ho fatto un anno, tutto l'anno, negli allievi nazionali, terzino sinistro con Inzaghi. Quindi dall'altra parte. E mi sono adattato al ruolo, però quell'anno lì era probabilmente il primo anno importante del settore giovanile, no? Gli anni più importanti sono allievi nazionali e primavera. Sì, certo. Quelli del Bismara, per intenderci. Quindi avevo fatto molto bene quell'anno da terzino adattato a sinistra, che l'anno dopo mi ha mantenuto in quella posizione, spostandomi ovviamente a destra. Ed eccoti qua. Esatto. è stato un po' così. Poi c'è stato l'esordio sempre con Inzaghi, che diciamo è un mister che ha creduto in te sin dall'inizio, e da lì la tua carriera. Ti capita di ripensare a quei giorni?
sì, nella vita di tutti i giorni. Da dove sei partito, insomma. Mi capita più questo. Diciamo che il momento dell'esordio l'ho vissuto bene, ma bellissimo momento, ma non è secondo me il mio più bello, perché sì, comunque l'ho vissuto proprio come, sai, ti danno il contentino forse all'inizio per farti fare l'esordio, certo. Io invece volevo proprio giocare, io volevo far parte, volevo meritarmelo di giocare, non per fare un minuto. E quindi l'ho vissuto un po' così, c'ho questa cosa dentro. Quindi è tutto quello che è venuto dopo, sì, che ti ha dato la grande gioia di essere un calciatore. Esatto. È l'anno dopo, è l'anno seguente, quando ero un po' in bilico se andare in prestito o se invece rimanere, facendo 2-3 partite con Mihailovic. Sì. Mi aveva detto: guarda, io non ti voglio dar via assolutamente, certo, tu rimani qua con noi, che mi sei piaciuto. E quello invece è stato, nonostante fosse amichevole pre-campionato, mi aveva dato il tanto momento in cui hai orgoglio, mi aveva detto: ho detto bene, sono contento, ho fatto vedere cosa posso fare nonostante i 18 anni. Se mi dice così Mihailovic, che comunque ha vissuto una vita nel calcio, certo, vuol dire che qualcosa, la strada è giusta, certo. A proposito di quei giorni, io ho registrato sul mio telefono amico di Calabria. Adesso facciamo questa telefonata un po' a sorpresa, vediamo se riconosci questa voce. Alziamo un po' il volume. Pronto? Ciao caro amico di Calabria, adesso ti passo Davide, proviamo a vedere se ti riconosci. Buongiorno Davide Calabria, mi riconosci? Davide di Molfetta? Esatto. Mattinata libera, Divo. Oh, per colpa tua mi sono dovuto svegliare presto, dico solo questo. Oh, è dalle 8 che sei qui. Come stai? Bene. Ma stai guidando te? Sì. Ottimo pilota. Approfitto di questi 3-4 minuti di chiacchiere perché voglio sapere da te chi era Davide Calabria, tu che sei cresciuto insieme a lui nel Milan. Che ragazzo è Davide Calabria? Come lo vedi ora, alla fine è sempre stato così, un ragazzo umile, con la testa sulle spalle, che ha sempre lavorato in silenzio nonostante abbia avuto anche lui dei momenti difficili, ti parlo di quando eravamo giovanissimi, così sì, che magari non trovava tantissimo spazio, e alla fine poi come ho appena detto ha lavorato sempre in silenzio e alla fine il lavoro ha pagato, perché alla fine i risultati si sono visti. Ma meglio terzino o meglio centrocampista, Davide? No, secondo me è meglio terzino, perché centrocampo ci vuole più qualità e quindi... Oh, però i 10 gol a campionato da mezz'ala li faccio, Sì, è vero. No, beh, ma l'ha dimostrato anche ogni tanto quando è stato impiegato lì, anche in prima squadra ha dimostrato di poterlo far benissimo, quindi non sono di certo io a dirlo, può farlo benissimo anche quello. Ti devo offrire una cena per queste parole, dai. Com'erano quei giorni lì quando con Di Molfetta magari si andava al Bismara ad allenarsi e poi magari la sera si usciva la pizza, gli amici, insomma? Ma noi siamo cresciuti insieme, io ho fatto tutta veramente della trafila del settore giovanile, quindi lo conosco da tantissimi anni, comunque spesso ci sentiamo, siamo andati anche a cena insieme recentemente, ci fa piacere sentire. Comunque sai, si crea un legame crescendo che ti porta poi ad essere sempre legato ai ragazzi con il quale hai condiviso lo spogliatoio. Certo. Lui è uno di quelli che è rimasto di più, assolutamente. E poi alla fine questo rapporto è figo ed è bello quando te lo porti negli anni, no? Perché... Sì, perché comunque lui mi vede come il ragazzo che è cresciuto insieme a me, no? Certo. Comunque, nel senso che è cresciuto insieme a lui, come un ragazzo comune. Sì. Magari adesso sei visto come il calciatore e invece io apprezzo tanto quelli che ti vedo per la persona che sei, e quindi lui può conoscere benissimo la persona e per questo mi lego ancora di più a queste cose. Hai qualche aneddoto particolare su Davide che ti piace ricordare e raccontare? Beh, l'aneddoto più, diciamo, che mi è rimasto più impresso è sicuramente l'esordio in Serie A, lo stesso giorno suo. Il coronamento di un sogno di entrambi. Mi sembra di rientrato prima te, no? Pochi secondi, mi sembra.
Pochi secondi prima, mi sembra. Sì, qualche minuto prima, è rientrato prima te, poi è rientrato sveglio, quindi è stato per me, a maggior ragione oggi, è stato un onore. Quindi poi ripeto, non è che lo dico adesso perché sono al telefono con lui, ma adesso io lo prendo come esempio, perché alla fine, cioè, quando visto per la prima volta capitano anche in Champions, così mi sono venuti i brividi, quindi è tuttora un esempio che da seguire. E poi, come ho detto anche prima, è sempre stato un ragazzo con la testa sulle spalle. Non è da tutti, una volta che magari sai arrivi a giocare a quei livelli, certo, non è da tutti, quindi lui ha anche questo pregio. Ok, giusto. Bomber, noi siamo a pochi minuti da Milanello, quindi ti ringraziamo. Ciao Dimo, ti salutiamo. Grazie a voi. Ciao Cala. E in bocca al lupo per la tua carriera e per quello che stai facendo sempre. Tanti gol ti auguriamo. Grazie. E tante giocate da campione. Amicizia? Per me è fondamentale. E io sono sempre rimasto legato ai miei amici d'infanzia. Sì. Perché credo che siano gli unici che mi hanno visto in campo, fuori, più contesti, che mi conoscono davvero da cima a fondo. E sono tutti i ragazzi che parlavamo prima, quelli che giocavamo a calcio in cortile, sì, a scuola, certo, tutto il giorno. Quindi io sono sempre stato legato tantissimo a loro. E li sento tuttora, ci vediamo sempre quando torno a Brescia, sono i miei amici, ecco. Penso sia una cosa davvero a cui ci tengo molto, credo sia fondamentale l'amicizia, certo, questa, per un ragazzo. So che sei anche un grandissimo appassionato di animali e anche un grande appassionato di vino. Sono cresciuto in campagna, che è una zona tra animali e vigne. Era la normalità. Ho iniziato agraria, appunto. Sì. Perché se c'era l'alternativa calcio e l'alternativa appunto vigna. Studio, certo. Io ero sicuro che non potendo in casa giocare a calcio, sicuro io avrei fatto qualcosa riguardante l'uva, il vino, okay, le vigne. È una cosa che vorrei fare poi un giorno tra 100 anni, quando io smetterai. Io credo di sì, anche perché la carriera di un calciatore non è poi così lunga, sì, cioè se va benissimo arrivi a 40 anni, forse, sì, 35, 30, e quindi hai ancora una vita davanti, almeno così mi auguro. E sicuramente è una cosa che vorrei fare post carriera, sì, concentrarmi su questa cosa. E gli animali invece? Non solo i cani, perché chiaramente so che sei... Allora, io... Il tuo Gohan è un grande amore, ma poi c'è proprio l'amore per gli animali, no? Ma io... Quando posso mi fa molto piacere aiutare canili, gattili, comunque contesti un po' più sfortunati, sì, l'abbandono, cose che per me non riesco a capire come sia possibile, e quindi mi piace concentrarmi anche su queste cose. Stiamo arrivando a Milanello, Davide. Io ho ancora tantissime domande da farti, ma mi rendo conto che era un po' Pioli col fischietto, insomma, sarà esigente, anche perché la settimana di lavoro è una settimana importante. Però diciamo, mentre entriamo nel centro sportivo, volevo toccare un po' i grandi amori della tua vita come argomento. Quindi, innanzitutto le donne, se brevemente, perché chiaramente non c'è tutto il tempo che vorremmo a disposizione, mi parli un po' di tua madre, di tua sorella e anche un po' di Ilaria, che è una figura importante nella tua vita. Mia mamma è la persona più importante che c'è stata nella mia vita, per il mio percorso di crescita, è quella che è stata davvero sempre presente in ogni mia tappa importante. Sì. Ecco. Ti parlo di una figura che secondo me è fondamentale, che tutt'oggi lo è, per svariati motivi. Mia sorella ha un bellissimo rapporto con lei, magari si parla sempre di che tra fratelli non ci si trova, sì, o si ha problemi. Io sinceramente credo che non ne avrò mai come sorella. È gelosa?
No. Okay. Sono più geloso io. Però il giusto, non okay. sono un fratello protettivo, sì, ma non esageratamente, ecco. E Ilaria è la mia ragazza, ci sono cresciute tanti sì. anni che stiamo insieme, quindi anche lei mi ha accompagnato negli ultimi anni, soprattutto in questa parte di vita molto importante, perché certo. comunque alti e bassi. Non è stato facile, persona... non è stato facile, più certo. per lei probabilmente sopportarmi, quindi è stata importantissima anche lei. Prima di salutarti, pensiero anche per ovviamente la figura importante di tuo padre, perché so che il leone che tu porti sulla pelle è anche un po' dedicato a lui, no? Lui è stato purtroppo meno presente, ma perché ero lì grazie a lui. Lui ha, sì. ha supportato economicamente la nostra famiglia. Diciamo che è una cosa sua questa cosa di dover a tutti i costi dare la vita per qualsiasi cosa sì, che fa, certo. lavoro eccetera. Ti parlo che anche oggi che sono comunque benestante, ho una vita agiata, sì, certo. va ancora nei campi a lavorare perché sì. gli piace, perché deve fare qualcosa, perché ha questa voglia di fare, questa fame ancora sì. che non riesce a stare a casa sul divano. Immagino che anche tu un giorno lo farei. Sì, io sono sicuro che vorrei essere più presente nei percorsi di crescita, perché mi auguro di poter stare molto più in famiglia. Però sicuramente anche io non riuscirò a star fermo tutto il giorno, vorrò avere i miei obiettivi come giusto che sia, perché comunque ognuno ha le proprie passioni da portare avanti, da coltivare. Davide, il campo ti aspetta. Andiamo. Io ti ringrazio. Grazie okay. a voi. Grazie, buon allenamento e ci sentiamo presto. Grazie mille.